nel 2014 attraverso delle pubblicazioni dei lavori che ho trovato sul mercato cinese, il governo cinese mi ha proposto di lavorare per loro attraverso l'Italian Recruitment, che appunto cercano i migliori professionisti al mondo in ogni ambito, e in questo caso ho accettato la sfida, e da allora nel 2014 sono visiting professor, quindi professore universitario presso la Northwest Agricultural Forest University, che è stato il primo college di enologia, agricoltura e wine business creato qui in Asia circa 21 anni fa. Da allora sono anche nuovo, quindi seguo aziende vinicole cinesi dal punto di vista produttivo, e anche sono consulente per la produzione e il wine business sia per le aziende cinesi che per le aziende estere interessate al mercato. E in questi anni ho avuto modo di collaborare con diversi enti governativi e non, e come potete vedere da alcune slide, il mondo del vino cinese è molto interattivo, si basa principalmente anche sui media, come avete modo anche di vedere nei prossimi giorni. La mia presentazione toccherà diversi punti. Il primo punto appunto parlerà del mercato asiatico con focus sul mercato cinese. Per me è importante fare delle precisazioni, soprattutto quando parliamo del mercato asiatico, in particolar modo anche il mercato cinese. In realtà parliamo principalmente del mercato cinese. Se guardiamo dal punto di vista analitico, prima del 1980 non ci sono proprio informazioni, anche dati certi, anche descrizioni su questo tipo di mercato, quindi parlo del mercato globale asiatico. Parliamo di consumi e importazioni, importazioni in particolare nel mercato globale di circa il 2% rispetto appunto alle importazioni globali, per poi passare a oggigiorno circa il mercato asiatico assorbe quasi il 17% delle importazioni di anno, sempre comparato con il mercato globale. Se invece guardiamo la possibilità di produrre vino, in Asia in realtà l'unico stato dove si potrebbe produrre grandi quantità e qualità è attualmente solamente la Cina, seguendo poi anche il Giappone. Parlo a livello di volumi in questo caso. C'è da fare anche delle precisazioni, a mio avviso. Si parla molto della Cina e anche dei mercati asiatici. In particolar modo abbiamo, perché ci sono queste, è così interessante questo mercato? In realtà per un motivo molto semplice. Il vino attualmente rappresenta nel mercato asiatico globale meno del 4% in termini di consumi, se lo compariamo agli alcolici, logicamente. Quindi ha un potenziale di crescita molto molto alto. In termini assoluti di popolazione, nei prossimi anni, fino al 2030, passeremo da 4,4 miliardi di persone a quasi 5 miliardi di persone, che sono numeri molto importanti. Però è da fare una precisazione: molte volte si legge, soprattutto nei giornali, che l'aumento della popolazione è il dato certo per cui le persone verranno vicino. A mio avviso, no. Il vero dato reale e qualitativo per cui si hanno questo aumento di consumi è dato dal salario medio. Da qui al 2030 in Asia si passerà da 2 quinti a 3 quinti in aumento di salari. E questo è un dato molto importante perché le persone avranno un potere di acquisto maggiore, in molti casi appunto il consumo che il prodotto acquisterà potrà essere tra cui il vino. Questi sono dei dati presi dalle slide di Kim Anderson, che è uno dei maggiori esperti del mercato del vino in Asia. E in particolare vediamo in rosso i consumi di vino in Asia, in particolar modo della Cina. Gli altri stati, come nel caso del Giappone, che molte volte si parla di mercato asiatico come mercato giapponese, in realtà ci sono degli aumenti non così esponenziali come si hanno in Cina. Quindi c'è da fare una precisazione ben importante, che è quella che quando parliamo dell'aumento dei consumi nel mercato asiatico, in realtà parliamo principalmente solo di Cina. Se guardiamo maggiormente in dettaglio, vediamo che nella Cina continentale e precisamente anche nella provincia di Hong Kong, se le compariamo ad esempio al Giappone, la Corea, Taiwan e gli altri stati del sud-est asiatico, la Cina è l'unico stato dove realmente questi consumi aumentano esponenzialmente negli ultimi anni. È importante però precisare che, come ho detto all'inizio, la Cina non è solo un grande consumatore di vino, un grande mercato, ma bensì sta diventando anche un mercato molto importante dal punto di vista produttivo. Parlavamo prima realmente su quali sono le produzioni oggigiorno.
mentre tutti sanno che nei classici mercati o comunque nell'old world come l'Italia, la Francia, abbiamo una decrescita a livello, quindi una diminuzione degli ettari vitati, in Cina invece il trend degli ultimi 16 anni mostra chiaramente che abbiamo un trend molto positivo nella crescita di nuovi stabilimenti vitivinicoli. E in effetti la Cina entra nella top 5 country per, appunto, per ettari vitati oggigiorno. Molte volte quindi si parla di ettari vitati, però bisogna fare un'altra precisazione molto importante. Molti confondono che questi ettari vitati sono appunto per la produzione di vino. In realtà no, parliamo di tipo 2, quindi uva da tavola principalmente. Questo aumento esponenziale è stato dato da quello. La Cina stessa è un grande consumatore di uva da tavola e in parte viene anche utilizzato per la vendita. Alcuni vini vengono fatti appunto con uva da tavola. La produzione nel 2016, rispondendo anche alla tua domanda di prima, in Cina abbiamo circa 11,4 milioni di ettari, anche se è realmente a mio avviso difficile avere dei dati certi su cui lavorare, però i dati UE sono abbastanza attendibili. Il consumo di vino in tutti i mercati come il mercato cinese e il mercato degli USA è in forte aumento e in circa i 5 stati che oggigiorno consumano quasi la metà di tutta la produzione mondiale, la Cina è uno di quelli, con circa il 7%. Se però andiamo in dettaglio vediamo che in termini di consumo per capita la Cina ha un bassissimo consumo per capita, che nel 2015 è stato definito di circa 1,4 litri per persona, che però se dividiamo per il numero di popolazione è un numero immenso. In realtà dalla mia esperienza professionale, io sono in Cina dal 2014, lavoro anche per un'azienda che si chiama Interprocom, che importa vino italiano in Cina, è una delle più grandi, io sono il direttore della filiale. Ho analizzato il consumo negli anni, appunto da quanto vivo in Cina, negli ultimi 4 anni, e attraverso anche open business è chiaro che in realtà è molto chiaro che in realtà questo consumo per capite logicamente non rispecchia il vero valore del mercato, ci sono comunque cinesi che bevono tanto e altri invece che non bevono per niente, quindi sono dei valori abbastanza spalzati, anche perché generalmente un cinese quando acquista vino non acquista mai una sola bottiglia, magari compra 6-12 bottiglie alla volta, quindi comunque nell'arco della sua vita di un anno avrà modo comunque di sperimentare tutte queste bottiglie. E poi il consumo per capite considera anche bambini e anziani, persone che generalmente in Cina non consumano per niente vino. Ok, la presentazione di oggi comunque tratterà diversi aspetti, uno tra questi è anche la produzione cinese, si parla tanto anche dell'enologia qui in Cina, a livello generale possiamo considerare che la Cina è un immenso, tra virgolette, continente. Quando si parla di macro aree, in realtà per noi per la cultura italiana potremmo definirli come veri e propri stati, in realtà sono delle province per loro. Dobbiamo dividere tra appunto una parte nord, una macro area nord e una macro area sud in termini generali, con un clima completamente diverso. La linea immaginaria vi segna in pratica che al sud abbiamo un clima di tipo monsonico, quindi abbiamo dei rovesci abbondanti durante i periodi estivi, mentre partendo dal nord abbiamo un tipo di clima principalmente continentale, quindi degli inverni molto rigidi e anche scarsità di pioggia, poi vedremo successivamente. La maggior parte dei vigneti è presente nel nord della Cina, a mio avviso, professionalmente, principalmente perché nel sud della Cina con un clima di tipo monsonico è realmente molto difficile produrre vino. La vite va incontro a diverse malattie e in questo caso è veramente difficile produrre alta qualità, però logicamente ci sono delle eccezioni. Questa slide mostra molto bene, da uno studio fatto dai francesi, appunto l'indice di piovosità che si è avuto durante gli anni. Il sud è molto ricco con degli abbondanti rovesci, il clima di tipo appunto monsonico fa sì che durante diversi periodi dell'anno, soprattutto in estate, si producono abbondanti piogge. Man mano che passiamo a nord, se andiamo nella zona principalmente est, nello Xinjiang, vediamo che le precipitazioni non superano neanche i 100 mm l'anno, che chi
parla un po' di viticoltura e enologia, sono delle precipitazioni molto molto basse. Se poi non si concentrano nei periodi giusti, durante i periodi dei gevettelli giusti, abbiamo dei grossi problemi di produzione. Man mano che poi ci spostiamo verso la costa, vediamo che la piovosità aumenta di nuovo e quindi il monsone generalmente tocca anche la fascia più estrema, quindi a contatto con l'oceano. La Cina ha sempre prodotto vino. Si parla, ci sono dei manoscritti addirittura, io ho avuto il piacere con il governo cinese di ridare una bozza da parte loro che volevano appunto aggiungere una nuova classificazione ogni giorno, interessante da questo punto di vista, dividere il mondo enologico in vecchio mondo, come in caso che fa parte anche l'Italia, il nuovo mondo come l'Australia, magari anche gli Stati Uniti, e l'ancient world, quindi un mondo, tra virgolette, antico, riferito al mondo dell'enologia, che fa parte appunto la Cina. Sono state fatte diverse scoperte nel corso degli anni, da diverse archeologiche, e poi dimostrare appunto che la produzione di vino non è, magari non sarà partita dalla Cina, ma comunque si può presentare che la Cina produceva vino anche diversi millenni addietro. In realtà si produceva vino, però era comunque un mix con frutta e altri tipi, comunque anche verdura all'interno, quindi è difficile veramente dimostrare se in quell'epoca si produceva realmente il vino in queste zone. Come dicevo prima, si produce principalmente vino in quasi tutte le province della Cina attualmente, chi più e chi meno, quindi abbiamo pressoché aziende quasi ovunque, a una prima zona necessaria. Le province però cinesi dove possiamo parlare oggigiorno di viticoltura e enologia, in realtà sono solamente 6, se parliamo comunque di vino come intendiamo noi dal punto di vista occidentale. È bene ricordare che la parola vino per i cinesi in realtà è una fermentazione, quindi loro non proviene solamente dall'uva in sé, ma può essere prodotto anche vino proveniente da altri frutti, e comunque viene considerato per loro sempre vino. Quindi quando definiscono vino, principalmente definiscono, può essere dichiarato vino anche qualcosa che proviene da altri frutti, come miele, altre banane. Allora, qualsiasi cosa che abbia un componente zuccherino per poi effettuare la fermentazione alcolica. Allora, andiamo nel dettaglio delle province, vediamo che ci sono 6 province principali in Cina dove si produce vino ogni giorno. Abbiamo lo Xinjiang nell'est, il Ninxia, lo Shanxi, le Bei. Però vabbè, c'è quanta confusione, si sente poco. Sempre, cerco di. Non so cosa. Vuoi che parlo più forte, no? Sì, esatto, per piacere, grazie. Sì, certo, farò del mio meglio. Allora, in Cina abbiamo 6 province principali dove si produce vino ogni giorno. E partiamo dallo Xinjiang, che è nell'est. Le province cinesi, come parlavo prima, sono delle province molto estese in termini di estensione. La provincia dello Xinjiang è estesa quanto la California e il Texas messi insieme, quindi sono, e questa è solamente una provincia, non è uno stato. In quasi tutte le province cinesi si producono principalmente 2 tipi di varietà, quindi abbiamo Merlot e Chardonnay. Ovviamente troviamo anche altre varietà a seconda delle aziende, ma principalmente questi sono i vitigni principali che oggigiorno si producono in Cina. Quale sono? Cabernet, Chardonnay e Merlot. Come parlavamo prima, come abbiamo accennare prima, il motivo principale per cui si hanno queste varietà è perché i primi consulenti che sono arrivati in Cina francesi hanno portato le loro varietà di preferenza, quindi per assomigliare, come fai in molti casi, anche uno stile bortolese con Cabernet Merlot. Allora, nel Ninxia, nel nord della Cina, una provincia molto interessante, è stata la prima provincia cinese che produce vino appunto a definire un'appellazione di origine. Quindi oggigiorno in Cina ci sono delle appellazioni di origine, come magari le nostre DOC in Italia. La ritroviamo attualmente solamente in Ninxia e non altre province cinesi. Attualmente il Ninxia e lo Shandong sono le province di eccellenza dal punto di vista qualitativo,
le definirei, ed è facile oggigiorno anche trovare dei vini cinesi provenienti da Ningxia anche al di fuori della Cina. Se si va nel mercato di Londra, ad esempio, Chenin Moselle è già presente nel mercato con dei grandi volumi. Cambiando le province, se andiamo ad esempio nello Yunnan al sud, forse magari avete già sentito parlare del gruppo Louis Vuitton, Moët Chandon, in questo caso con il vino Aoyum, è uno dei vini più costosi cinesi attualmente nel mercato. Se non erro, è intorno ai $300 a bottiglia. La provincia dello Yunnan è anche molto interessante. Abbiamo la stessa latitudine del deserto del Sahara, ma in termini di altitudine superiamo in alcuni casi 1800 metri d'altezza. Se poi passiamo a un'altra provincia, come nel caso dello Shandong, quindi siamo nella parte ovest della Cina, nonostante sia il nord della Cina e dovrebbe avere un tipo di clima continentale, in questo caso abbiamo un clima possibile, un clima mediterraneo. La vicinanza con l'oceano aiuta a mitigare l'intemperie, comunque il freddo inverno, e avere appunto degli vini leggermente più dolci. È importante appunto definire la Cina come due macro aree, nord e sud. Una parte nord, dove necessita per questioni vitali interrare la vite, e una parte sud dove non necessita per questioni climatiche. Gli inverni sono molto rigidi. Se avete modo comunque di ritornare in Cina nel periodo invernale capirete di cosa sto parlando. Questi inverni rigidi fanno sì che le temperature a volte sono di sotto di meno 17 gradi, ma in realtà io ho sperimentato anche meno 25, meno 28 gradi, e in alcune case durano più di 2-3 settimane durante il periodo invernale. In questo stadio la vita non riuscirebbe a sopravvivere, quindi deve essere interrata. E ho approfondito attraverso delle immagini, vi farò vedere di cosa sto parlando. Quindi, ricapitolando, abbiamo due macro aree, una a nord dove appunto deve essere per forza utilizzato l'uso dell'interramento della vite, e una a sud dove non necessita. Quando parlavo appunto del sotterramento della vite, parlavo esattamente di questa situazione. Subito dopo l'epoca di vendemmia, la vite, dopo circa 2-3 settimane, viene sotterrata. Vedremo poi nelle prossime slide in che modo. Il lavoro è... allora, sì, in effetti una volta che è stata completata la vendemmia, dopo circa 2 settimane, completato il tutto, viene poi sotterrato. Sì, potato già. Una minima parte sì, poi una volta che viene riemersa la vite viene ripotata nuovamente, perché nonostante in periodo di dormienza la vite cresce durante quel periodo, anche se non è... Sì, viene rifatto nuovamente, sì. Logicamente queste pratiche cambiano un po' da azienda a azienda, però generalmente possiamo definire questo modo. È raro trovare comunque delle immagini di meccanizzazione in Cina. Per quanto parliamo appunto di meccanizzazione, il problema principale è stato quello che comunque le aziende vinicole cinesi sono state create da nulla, e in molti casi comunque anche... è brutto dirle, anche un po' improvvisate, quindi non avendo comunque esperienza in alcuni casi la geomorfologia, comunque l'azienda vinicola non è stata predisposta alla meccanizzazione. Logicamente una volta che è stata creata l'azienda non puoi così facilmente cambiarla, predisporla per la meccanizzazione, però nonostante questo ci sono delle eccezioni e ci sono aziende che cominciano a meccanizzarsi principalmente per ridurre i costi. Parli del dubbio di sotterraneo? In questo Italia, caso? Che... Sì. Si è molto sentito parlare del Ningxia a livello internazionale, vedremo anche dopo. Il Ningxia è ubicato nel nord della Cina, è una regione con un inverno molto rigido e anche un'estate molto secca. Nonostante ciò, il Ningxia a livello internazionale è una delle province dove si spinge di più per la promozione del vino cinese all'estero, principalmente perché si hanno anche la nascita di nuove aziende familiari, cosa che in Cina non era molto nuova negli ultimi 10 anni. In altre province della Cina ci sono sempre stati dei grandi gruppi, anche multinazionali, di investimenti, come il gruppo Louis Vuitton e anche gruppi statali cinesi. In Ningxia è uno dei rari casi dove si hanno la maggioranza di aziende familiari, appunto di
siamo andati di generazione in generazione, un po' quello che si ha oggigiorno anche in Italia. Se guardate l'immagine di sotto vedete la catena montuosa, e la mountain, che è una catena molto importante. In effetti blocca il freddo che proviene dal nord, in particolare dalla Russia e dalla Mongolia, e in questo caso permette che in quella microarea si abbia una temperatura media molto più alta rispetto ad altre zone durante il periodo invernale, ma nello stesso tempo blocca anche il... Prego. Helland Mountain. Helland Mountain, sì. Questa catena montuosa però blocca anche durante il periodo estivo il caldo che proviene da circa 20-30 km che c'è appunto un deserto lì vicino. Quindi ha una doppia azione, sia invernale che estiva. Cioè i Gobi. Sì, delle due Gobi, sì, non troppo distante. Ok, Ningxia, comunque la provincia di Ningxia ha attratto molto anche l'attenzione internazionale per diversi aspetti. È stata effettuata una delle competizioni enologiche più grandi al mondo, la Ningxia One Nation Challenge, che ha visto 48 enologi delle diverse 18 nazioni appunto essere selezionati dal governo cinese, e attraverso una lotteria tutti gli enologi hanno dovuto vinificare una sola varietà di vino attraverso ok, cercherò di fare il mio meglio. No. Ma magari se chiudiamo le porte è bucato, ci vuole un microfono. Ok, cerco di alzare la voce il più possibile, facciamo in questo modo. Poi aiutatemi voi così abbassate la voce e tutti quanti abbiamo modo di sentire. Allora, dicevo, la provincia di Ningxia è una delle province più quotate a livello internazionale.